Caro Leonardi, come dicevo a Mecas, la cinematografia mi ha preso completamente. Già da ragazzo amavo il linguaggio delle immagini. A 12 anni fotografavo con un fuoco fisso da poche lire. Sono passato poi ad una fotocamera più versatile. Nonostante alcune foto discrete, la macchina fotografica mi era nemica. Non ero ancora in grado di costringerla a rendermi l'immagine voluta. Così ci fu una grande battaglia tra noi due. Arrivai ad avere nel 1962 una piccola Cine prestata. Primo film a soggetto, La legge è uguale per tutti. Mandai questo film ad un nazionale, primo premio. La cinecamera mi portò ancora alla macchina fotografica. Ecco, finalmente riuscivo ad ottenere quanto programmato, poi ancora di più, fino a che la reflex si inginocchiò a tutti i miei capricci. 1964. Intanto filmavo da indipendente, solo e contro tutti. Il surf, primo film sperimentale, la prima volta che mi lasciai andare improvvisando. Ricordo l'assistente alla lampada che mi lasciò dicendomi che ero pazzo e così dovetti continuare da solo. Ero in cerca però di un tipo di tecnica che mi permettesse di filmare e fotografare contemporaneamente. A questo punto pensai a Lumière, a Zigavertov, a Cocteau e mi dissi: ammettiamo che tutto quanto è stato fatto fino ad ora in cinema sia tutto un errore. D'accordo. Allora l'unica strada è iniziare da principio, cioè dal momento in cui nacque il cinema, dalle fotografie. Peraltro io sono sempre stato convinto, e lo sono tuttora, che il fotogramma singolo sia stato troppo presto accantonato. Nel 1965 produco L'eccesso, una presa in giro sul frenetico muoversi dell'umanità. In questo film abbinai la tecnica d'allora con la cinecamera moderna, quindi teleobiettivi e primi piani. Mi accorsi subito che quella era la strada da percorrere. Studiai le reazioni del pubblico e capii che lo stesso desidera, anche se apparentemente disgustato, immagini violente. Per conto mio, la cinepresa deve integrarsi, far parte del corpo mentre si filma. Il pensiero resterà così estraneo al mezzo meccanico. Deve essere già spettatore della pellicola che man mano si impressiona. Io sono uno che ama il cinema e sono anche convinto che in futuro la cinecamera sarà usata da tutti come una comune penna a sfera. Ora però siamo ancora alla penna di struzzo. Tanti cordiali saluti. Gianfranco Brebbia. Film numero 74, HKK2, 1970, Super 8. Ho girato qualcosa di speciale ed ho già visto i risultati fantastici. Ho preso una candela, sai, di quelle multicolori, le quali servono ad abbellire bottiglie? Sgocciolando la cera provoca composizioni eterogenee. Dunque, niente sgoccioli e vari. Mi sono munito di un cristallo da 7 mm. Ho montato sulla camera un super teleobiettivo per macrocinematografia ed una serie di prolunghe, al punto da essere costretto io ad appoggiare quasi l'ottica a contatto del soggetto. Mi sono trovato immerso nell'infinito astrale, una creazione di mondi nuovi, mai invasi da chi che sia. Sopra il giradischi che avevo a tutto volume. Sai, Massimo, l'ho visto l'aldilà. Colorato, macroscopico, e mi inserivo nelle più segrete costellazioni. La lampada fungeva da sole, un sole bianco al quarzo, alimentato da cascate cristalline, imponendo croste astrali
fondersi e scorrere lungo i canali provocati dallo stesso sole. Poi l'inchiostro di china scorreva ingigantito dalla macro e fuoco azzurro. Tante piccole particelle rigonfie d'aria calda erano radunate sul fondo nero e da lì colava caffè in polvere, come un'invasione di meteore rosse, blu, verdi, viola, le quali si tramutavano poi nel rosso più intenso. Bastoncini cinesi immersi entro questo liquido danzavano in singolo. Avevano i bordi d'arcobaleno verde. L'avorio della loro composizione dava l'idea del vivo pulsante. Fili d'argento sprizzavano fuori da un cratere di plastica dal diametro di 0,1 mm. Sembrava enorme, più di qualsiasi altro vulcano conosciuto. Una lampada, più due lampade una avanti l'altra, prospetticamente un poco più in là, varie di forme e di colori, poi sopra la cera calda e vischiosa. Una palla di vetro vecchio piena di crosta nera, la quale vista con filtri azzurri, nero, rosso, ti portavano la stessa sfera da un ghiaccio statico ad una cometa solidificata dal tutto. Rimasi lì tutta la notte, appiccicato ai fotogrammi, e spiedii la bobina augurandomi di non aver sbagliato i diaframmi. Visionai il film e una voce mi diceva: mettilo a tutto volume, mettilo a tutto volume. Mi ritrovai nello stesso posto e tutto era tridimensionale. Fuori il silenzio era fastidioso, mi assorbiva tutta la musica e non mi permetteva di alzare i bottoni dei toni. Così aggiunsi un altro altoparlante e restai solo nel mio modo violaceo, con le mie stelle, i miei soli e tutto l'infinito. Mi sentivo impossessato da un meccanismo del quale mi sembrava già di essere inserito da tempo. Sarà che lo vedi durante la ripresa, sarà che in quel preciso momento ero disponibile al fantastico. È così, Massimo. Ci voglio provare e riprovare per scoprire qualcosa di più. Proietto la sfera agli amici dell'Avanguardia di Varese. Erano in tre quella sera. Dopo la proiezione, dato che ogni volta che mi succede qualcosa per cui sento il desiderio di dormire e riposarmi il cervello, prima devo assolutamente scrivere quello che scrissi. Eccolo qui. Vana è la tua insistenza e la forza in te racchiusa. Un velo di nebbia dirada la tua intercettività ad intuire che stai combattendo fantasmi molli, i quali usano la tua aggressività per sfiancarti e distruggerti, saziandosi poi del pulviscolo che è rimasto in te. E mentre stavo montando un film che mi ossessionava nel vederlo continuamente proiettato nel piccolo video, avevo incubi durante la notte. Credo di non aver mai sofferto quanto soffersi con Eccetera in lavorazione. Scrissi così: sferica terra, perché? Concepisti l'ultima tua creatura? Terracqueo globo, perché? Non t'accorgesti dell'esplosiva materia che il tuo scimionesco cranio conteneva? Grande pianeta, ora sei serrato nel pugno del tuo gigante. Poi vidi una donna passare davanti al mio negozio, una bella donna, di quelle sofisticate, e scrissi: prodotto di una pazzesca civiltà che ti permette di generare creature non tue. Poi vidi nella stessa maniera passare un barbone e scrissi:
minuscolo sintetizzatore, ora non ci serve più. I tuoi transistor captano esclusivamente la trasmittente di Dio. Forse lo scrivere d'improvviso mi liberava l'occhio che era sollecitato da quelle immagini. Fu quel film che mi regalò la penna, anche se un poco traballante. Prima di questo film era tutta un'altra cosa, poi scrissi ancora: catalizzatemi, menti, progettate le città di uranio, cervelli elettronici, incatenati tra enormi parallelepipedi eretti al cielo, come siringhe iniettatrici di droga, tempeste atomiche, urlatrici di maledizioni, corpi di acciaio, afferrate la morte. La colonna sonora di questo film mi fece altrettanto e scrissi: monotone, stridule dolci note, il mio essere si risveglia dal torpore agghiacciante. Vedo campi fioriti, metallo grigio, fiori di acciaio e sono trasportato dal calore della fusione. Amo l'infinitesimo libero. Amo il cielo, amo il nulla, amo la terra rossa, amo la lucertola d'oro irradiata dal sole invulnerabile. Amo la goccia soave cullata dal grande fiume inquinato. Amo i fondali violabili dal verde mare. Amo le moltitudini incatenate alla civiltà. Amo il silenzio. Il silenzio. Avevo Giovanna all'ospedale per un intervento chirurgico. Nella sua camera c'erano i suoi amici che le raccontavano barzellette. Ai piedi del letto di Giovanna c'erano quotidiani e riviste varie. Restai lì ad ascoltare le loro cose, però la mia attenzione era rivolta alle grandi foto a colori. Come in un miracolo, successe che non volli più girare con la macchina da presa. Avrei venduto la Cine se avessi trovato uno che mi pagava il suo valore. La dimenticai in un cassetto ed era mia intenzione di smettere di fare film. Usando la cinepresa manualmente, immaginandoti che la stessa si sia trasformata in un mitragliatore. Fantasia di numeri mitragliando e spazzando con un tele 300. Una serie di numeri neri su fondo bianco. Lampada da 500 watt a 80 centimetri dal soggetto. Piano pellicola soggetto centimetri 21, diaframma 4. Ora il soggetto è composto da test ottici. Con la massima delicatezza il soggetto viene spezzato a mo' di pennellata. Soggetto spirale, bianco e nero, macchina fissa, stesso tele, variando la misura di fuoco. Croce uncinata, nazista, soggetto. Elmetto SS, mitragliando convulsamente, quasi a sfasciare il meccanismo della cinecamera, 1-2, 1-2, 1-2. Punta d'acciaio sottilissima installata sull'attacco di uno spazzolino da denti a vibrazione elettrico. Scalfire con lo stesso elettricamente una pellicola color, non impressionata. Appaiono in proiezione moltitudini di leggere scalfiture, le quali compongono una visione delicatissima. Stesso procedimento, usando un trapano da odontoiatra, montando sullo stesso frese di varie proporzioni, intercalandole su 24 tipi. Sempre con lo stesso apparecchio, asportazione parziale dell'emulsione, controllando la progressività dell'opera in moviola. In questo pezzo esistono spirali in parallelo ottenute con fresa circolare, mantenendo la stessa a contatto dell'emulsione, quasi accarezzandola. I fiori e i fori
a spirale sono ottenuti con una fresa conica, invertita sempre con l'ausilio della moviola. Sì, sto usando la cinepresa come un mitragliatore.